happy lady. All I have to do is think of me and I have peace of mind. Buonasera, siamo di nuovo in diretta su RadioRomaFutura.it. Sono le 19.07, la trasmissione è, chi se lo ricorda, Febbre a 90. Vi ricordo il numero per i messaggi, non mi scrivete più che non mi si sente perché siamo stati un'ora e 45 secondi a sistemare il microfono, adesso dovrebbe funzionare tutto bene. Comunque il numero è 349 120 22 71. In collegamento telefonico un personaggio biblico, un profondo conoscitore dei massimi sistemi calcistici. Pensate che lui conosce anche i giocatori cambogiani, pensate. Quindi se volete fargli domande sui giocatori che giocano a piedi nudi, Valerio Barberi del Milanista. Ciao Vale. Ciao, buonasera a tutti. Esageri un po' troppo, insomma, i calciatori cambogiani. Ma perché dovrebbero giocare poi a piedi nudi, spiegamelo. Valerio adesso ci spiegherà questa cosa. Loro sono famosi, no? Per giocare a piedi nudi. Guarda, non ho sentito, è andata via la comunicazione, se potete ripetere gentilmente. Cesare ti chiedeva. Ah, no, io lo chiedevo a te veramente. Però non è carino nei confronti dell'ospite. Ah, scusami. No? Ti chiedeva perché i giocatori cambogiani giocano a piedi nudi a calcio. C'era meno imbarazzo quando parlavamo delle suore, non so se. Ah, non ne ho idea. Anche perché l'hai detto tu, veramente non lo so. Mi sento un po' messo in mezzo. Già, sì, sì. Sei l'Amadeus della serata. Sì, no, l'intento era quello. Ah, benissimo, quindi ti sei messo d'accordo con loro. E allora io ti tiro in mezzo a parlare di suore, perché pare che è il discorso che... La domanda d'entrata di qualsiasi ospite. Esatto. Perché è il discorso che ha attirato di più l'attenzione del pubblico. Mandavano messaggi o per il microfono che non funzionava oppure per le suore. Quindi hai qualche perla sulle suore? Hai mai avuto a che fare con loro nella tua vita? Sì, anche sì, abbastanza, perché ho frequentato le scuole elementari dalle suore e anche le scuole medie. Approfondiamo, parecchio.
Esatto. Qualche aneddoto sulle suore. Ma guarda, non so se si è sentito, ma io sono balbuziente. Io mi ricordo che a ogni Natale c'era una bellissima festa con i genitori, e dove si cantava, poi quella era la era attrazione della serata, e a me ogni volta mi dicevano di far finta di cantare perché balbettavo, quindi i miei ricordi sono tutt'altro che piacevoli, ecco. Bene, abbiamo tutti, come hai potuto sentire anche prima, dei ricordi piacevoli con le suore. No, non proprio tutti. In che senso? È che io non ne ho. Perché non ci sei mai andato? Non sono mai andato a suore. No? Non sei mai andato a suore? No. Però c'è sempre la prima volta. Ma no, non ho mai frequentato le suore. Preti? Dal punto di vista scolastico, attenzione. Ah, ok. In altri ambiti. Quindi, sì. No, nessun ambito. Anche perché l'ambito non fa il Monaco, ecco. Bravo. Bravissimi. Tra questa e quella prima sui Calli, o il Monaco, potremmo. Allora, Vale, dato che sappiamo che anche tu sei un appassionato incredibile di Sanremo, incredibile. No, è vero, lui è stato anche ospite come giornalista negli studi, ha votato. L'anno scorso mi pare tu abbia votato per Achille Lauro, giusto? Sì, non c'ero, però avrei votato per lui, sì, probabilmente sì, ma comunque non sono mai stato a Sanremo. Ma con la tua compagna, la tua fidanzata, no? Lo vedrete Sanremo quest'anno oppure bypasserete tranquillamente? Non lo so, dipende un attimino. Devo essere sincero, non so neanche quali cantanti sono in gara. So che ci sarà Tiziano Ferro e mi toccherà. Ma non ci sei mai stato a Sanremo nemmeno per... La mia ragazza è una sua grande fan, quindi i pezzi con Tiziano Ferro credo dovrò vederli per forza. Scusa Valerio, ti parlavo sopra prima. Ci sei mai stato a Sanremo anche solo per motivi personali? Vale lo stesso, eh? Mai passato in... Forse non ci sente. Vale, ma ci senti bene? Senti tutti gli ospiti studio? Guarda Marco, sento solo te, solo la tua squillante voce. Gli altri non li sento. Proprio zero carbonella? Zero, sì. Cosa vuol zero. Dire zero carbonella? Non lo so. Zero, che hai sentito adesso Vale? Perché scusami, mi ergo a incazzato. Ma no? non ti sente, sente solo... Sente solo Marco, pensa che onore. Vale, calcola che siamo stati 75 ore a risolvere il problema del mio microfono, che era l'unico che... Adesso è l'unico che si sente. Adesso è l'unico che si sente. Cioè, non ci posso cioè, ragazzi, venite tutti vicino a me. Vabbè, ti riferiamo. Ho usato un microfono in tre. Siamo in quattro, però. Vale, mi senti? In quattro. Sì, adesso sì, un po' meglio, okay. Sì. Okay. A me, Valerio, senti? Sì, ti sento. Okay. Ah, ecco, dobbiamo parlare uno alla volta. Mi senti, Valerio? Lontanissimo. Tu sei lontanissimo. Sei fuori dalla porta. Lontanissimo me. Mi senti. Umberto Eco. Proviamo. Vai con la domanda, Severino. L'ho dimenticata. Succede. Quando è lontano succede. Ma dobbiamo fare una domanda inerente a Sanremo? No, potete chiedere quello che volete. Lui ha detto che è disposto a rispondere a qualunque domanda. Mi piacciono tantissimo questi voli pindarici linguistici che fai. Mi creano delle aspettative, lo sai. Dai, facciamo allora una Crasi, vediamo, testiamo le capacità. Allora, parlaci del film su Bettino Crasi, Valerio. Bettino Crasi. L'hai visto? No, ragazzi, mi manca anche a Mamet. Ok. No, dai, andiamo alle faccende più serie. Terra-terra. Più affaccendate. Terra-terra. Sì, terra-terra. Allora, secondo te, però seriamente, la terra è piatta o è tonda? Tonda. È interessante questa teoria, eh? Teoria interessante. La teoria che è tonda o che è piatta? Puoi dimostrarlo? Esatto. Puoi dimostrarlo, Vale? Puoi corroborare la tua tesi? Ma mi fido degli studi che ci hanno fatto fare a scuola. Dalle suore, peraltro. Dalle suore. La dottrina della terra tonda. La dottrina della terra tonda. Cioè. La terra è tonda come il pallone. E il pallone dovrebbe essere il protagonista di questa trasmissione. Fa pure rima e c'è, stacce. Ho una domanda. Dovrebbe essere. Se le suore insegneranno anche le scienze, immagino, a scuola, no? Ma non credo. Come spiegano l'avvento di Dio e invece la creazione della Terra dal punto di vista storico-scientifico? Come le collegano le cose? Questa è una bella domanda, Vale. Te la senti di rispondere?
Sì, se fossi riuscita a sentire.